Alla tua epoca punk eri biondo ossigenato. Lo rifaresti? No, allora aveva un senso. Noi eravamo una generazione che aveva bisogno che qualcuno ci guardasse, perché i nostri fratelli maggiori non li ascoltava più nessuno. E allora non ci ascoltate, ma scandalizzatevi. Oggi non ha più senso. Mogol, perché ti infuri tanto se ti chiamano paroliere? Anche mi infurio io. Mi dispiace se chiamano gli autori diversi parolieri, perché io a voi giornalisti non vi chiamo scribacchini. Giusto. E mi guardi. Ruggeri, ti sei fatto operare agli occhi più per il palcoscenico o per giocare meglio a calcio? Assolutamente per giocare a calcio, anzi gli occhiali erano un elemento caratterizzante. Mi ricordo, alla Elton John. Ho fatto proprio anzi un sacrificio e un passo indietro dal punto di vista dell'immagine a vantaggio di poter giocare meglio a pallone. Mogol, come mai da quando si fa scrivere le parole dalla moglie Battisti è calato? Non mi pare calato, fa un genere diverso, ma non mi sembra calato. Comunque vorrei tornare un attimo sul discorso che lui ha perso in immagine perché non ha più gli occhiali. Cioè, non l'ho capito bene perché... No, ho rischiato perché per molti anni Ruggeri era quello degli occhiali. Però l'ho potere... messo il più bello. Io ti ringrazio, potere essere alla vostra... Ruggeri, tu sei un grande tifoso dell'Inter. C'è un errore che non perdonerai mai alla tua squadra? Beh, l'episodio più oscuro della storia dell'Inter è stato, secondo me, l'epurazione prematura di Beccalossi. Mogol, come mai hai scoperto il calcio solo a 40 anni? È perché non avevo mai avuto un prato a disposizione. Bravo. Come non ce l'hanno i bambini. Ruggeri, chi è secondo te il più grande poeta della canzone italiana? Il capitano della nazionale cantante. No, se no lo lascio fuori squadra. E secondo te? Secondo me, beh, è chiaro, è un patto che abbiamo fatto lui. Mogol, hai scritto più volentieri versi per Battisti o per Morandi? Io quando scrivo non penso ai cantanti. Scrivo. Ruggeri, tu vivi di notte, mi hanno detto che vai a letto all'alba, sì. Ma cosa fai? No, generalmente la notte è il momento più adatto a scrivere canzoni e anche a stare con gli amici e a vivere la vita. Mogol, preferiresti essere allenato da Sacchi o da Trapattoni? Preferirei essere allenato, ma tutti e due mi vanno bene, sono di Serie A. Ruggeri, è vero che Mogol è un capitano terribile? Beh, il più tremendo della squadra è Morandi, che noi chiamiamo il mormone di Monghidoro, perché... Cosa gli fa? Perché osteggia qualsiasi tipo di presenza femminile da 2 ore prima della partita in avanti. Veloce, Mogol, perché ami tanto i cavalli? Perché sono esseri buoni, generosi, mi portano in sella. E tu perché ami tanto gli scacchi? Perché sono un gioco fuori moda, un gioco dove la fortuna non entra minimamente e perché è una lotta anche con se stessi e con la propria memoria. Mogol, scegli la canzone che ti è più cara fra emozioni, fiori rosa, fiori di pesco e una donna per amico. Fra queste tre? Sì. Emozioni. Emozioni. Tu? Anch'io tra queste tre emozioni. Ruggeri, preferisci lanciare quando giochi a calcio, Barbarossa o Ramazzotti? Beh, Barbarossa è un pochino più veloce, quindi bisogna calcolare bene la traiettoria del lancio. Ramazzotti è più potente, ma lo cogli più facilmente perché non è così mobile. Mogol, ma litigate quando dovete fare gli 11 titolari? Sempre. Grazie. Poi abbiamo sponsorizzato un congresso per la ricerca sulla sclerosi multipla, sollecitati dalla professoressa Rita Levi Montalcini. E adesso stiamo collaborando col Telefono Azzurro, col professor Lucarelli, stiamo facendo
tante battaglie a breve e a medio raggio. Questo lo trovo molto bello, non lo dico per complimento, ma perché evidentemente da parte di chi ha la possibilità di attirare con la sua presenza pubblico e riuscire a farlo, divertendosi e aiutando soprattutto gli altri, è una cosa che poi fa piacere. Insegniamo, poi è una parola eccessiva, ma tanti ragazzi vanno allo stadio senza coltelli, senza spranghe, a vedere noi. Ecco, come dicevamo, adesso stiamo proprio vedendo un filmato che vi riguarda di una delle vostre partite, che addirittura è maniacale, visto che siamo a Calciomania, la preparazione, la cura con cui voi affrontate la partita, non è vero? Quindi andando anche in ritiro. Beh sì, andiamo in ritiro, ma non siamo così attenti. Non siete così attenti, però sentendo anche quello che diceva Enrico prima, c'è perlomeno... Ecco, abbiamo visto qui l'intervento, ecco, ma ogni tanto i riflessi sono un po' appannati, Enrico, o no? Ogni tanto giochiamo con dei giocatori molto forti e bisogna arrangiarsi per fermarli. Ecco, questa che partita è? Una vera furia. Sì, questa che partita è? Questa è una partita contro dei Viola. Contro Brescia? A Brescia, abbiamo adorato questo qui, lo stadio di Brescia. A Brescia, contro chi era? Contro, mi sembra, i dilettanti campioni d'Italia. I dilettanti campioni d'Italia, ecco qui vediamo che c'era proprio Eros Ramazzotti. Bene, io vi ringrazio, complimenti per le maglie, fra l'altro molto belle, per aver partecipato alla nostra trasmissione. E quando avete delle iniziative di questo tipo in cui volete raggiungere altri amici da aiutare, ditecelo, perché ci farà piacere in questo caso fare da molta voce. Vogliamo salutare naturalmente gli ospiti oggi con noi. Vorrei chiamare qua Paola Perego e Maurizio Mosca, Emiliano Mondonico e Carletto Sassi. E vogliamo presentarvi anche, ci fa molto piacere, avete visto la scorsa settimana c'era Maurizio che aveva posato dolcemente la sua mano, senza volerlo naturalmente, sul ginocchio, sulla rotula. Dice che ti ricordi. Non era la rotula, era almeno 6-7 centimetri. No, sopra. era qui. No, era un po' più. Comunque fa niente. Bene, questa, quella migliore ragazza che vi avevamo presentato è Roberta Donati, che è diventata questa settimana presidentessa del Voghera Calcio. Eccola qua. Oh, finalmente. Maurizio, fai calma. Maurizio si agita subito quando vede. Era l'omero.